È domenica di Pasqua. Prizzi si risveglia piano piano sotto un meraviglioso cielo azzurro. Nell'aria si avverte già il tepore primaverile e sulle strade, lentamente, si sparge un leggero brusio. Una moltitudine di persone ben vestite affollerà le strade e le viuzze del paese. La festa prenderà vita, coinvolgerà l'intera comunità e tutti si lasceranno trasportare dai momenti intensi e turbinanti del ballo dei diavoli. Madonna addolorata è posizionata ad un capo della strada. Al lato opposto c'è il Cristo risorto con due angeli, ciascuno munito di una lancia. Sono uomini che vestono un lungo abito in tinte pastello, un corpetto confitto in trecci di collane e sul capo un elmetto dal quale pendono numerosi nastri colorati. I diavoli indossano due tute rosse, due larghe maschere di latta colorate di marrone, sulle quali sono praticati due buchi come occhi. In mano tengono una catena e sulle spalle una pelle di capra. Con loro c'è la morte, che veste una tuta gialla, una grande testa di cuoio simile a un teschio, e in mano tiene una balestra che fa roteare magistralmente mentre sghignazza. Tutto questo viene dalla storia e alla storia ci porta. Sulla fondazione di Prizzi, numerose e diverse sono le teorie, però tutte concordano su una origine antichissima, anteriore all'era cristiana. Nel territorio di Prizzi sono state ritrovate monete di Cesare Augusto, di Nettuno, eppure quelle che portano l'impronta di Ercole con la clava. E a dire degli esperti, queste monete risalgono al dominio greco. Qual è l'origine del nome? Alcuni sono convinti che il nome di Prizzi derivi dal nome greco Prisa, con il quale si indica la segala, un grano selvatico che cresce sul monte di Prizzi. Altri credono che derivi dal nome greco Praxis, che significa guadagno. Comunque sia, l'origine greca sembra sia la più probabile. Ancora una nota. Il nome tardo greco che il paese aveva preso significava accendere fuochi, e ciò indicherebbe la consuetudine di accendere fuochi dalle alte torri di avvistamento per mandare dei segnali alle torri che si trovavano sui monti circostanti. In questa terra diversi e numerosi furono i popoli che si avvicendarono: Sicani,
romani, goti, bizantini, musulmani e poi normanni, svevi, angioini ed aragonesi. Ognuno arrivò con la propria cultura, le proprie tradizioni, modi di vivere e di pensare, e molte sono le testimonianze ancora vive del loro passaggio. La struttura architettonica del centro abitato ci fa pensare a un presepe. A Prizzi sono presenti 17 chiese, costruite ed alcune anche ristrutturate, fra il XVI e il XVIII secolo. Tutte sono aperte al culto. Parecchie di esse, però, vengono frequentate soltanto durante lo svolgimento delle cerimonie legate alle festività connesse alle chiese stesse. Su una piccola e antica chiesa dedicata a San Giorgio, protettore dei Normanni, la famiglia dei Chiaramontani volle che si costruisse una nuova chiesa. Si tratta della chiesa madre, ampliata ancora nel 1561 e ristrutturata nel 1870. La magnifica statua di San Giorgio Martire, protettore del paese, la cui festa si celebra il 23 aprile di ogni anno, è sistemata sull'altare maggiore, mentre nelle diverse cappelle delle navate laterali, divise da due file di quattro colonne rosse, prendono posto altre statue di un certo interesse. A sinistra è sistemata una statua di marmo bianco di San Michele Arcangelo, dello scultore Antonello Gagini, un Ecce Homo, e una statua di San Pietro. Nella navata di destra sono collocate le statue del Santissimo Crocifisso della Catena, quella di San Domenico, un volto della Dolorata e un basso rilievo marmoreo della Madonna del Rosario. In questa chiesa è conservato anche un archivio dello stato d'anime che risale agli inizi del 600. Un grande organo assicura l'accompagnamento ai cantori durante le celebrazioni. Nel centro del paese, in Piazza dei Comizi, si trova una delle più belle e prestigiose chiese di Prizzi, la chiesa del Santissimo Crocifisso, edificata nel XVII secolo su una già esistente chiesetta dedicata a San Biagio. Tre sono le navate e tre le porte che consentono l'accesso. Accanto all'entrata di destra, sul muro, è stato incassato un bassorilievo con le apparenze di una mucca, probabilmente un reperto proveniente dal sito archeologico di Monte Ippa. Sull'altare maggiore, una tela di ottima realizzazione raffigura Sant'Anna, San Gioacchino e Maria Bambina. La chiesa di Sant'Antonio è ad un'unica navata. Nel 1656 venne ricostruita e decorata con preziosi stucchi. Conserva un'importante opera d'arte, la tavola della Vergine dell'Idria, conosciuta come la Guidatrice. Di grande valore storico ed iconografico per la posa orientaleggiante di stile bizantino della Madre e del Bambino.
In una cappella sono custodite le statue di Sant'Antonio e Santa Caterina da Siena. Ai lati della navata si fanno notare i cosiddetti calogeri coi loro bastoni, conosciuti come i Vicchitti. Si racconta che questi appaiano in sogno a quelli che si prendono gioco di loro e che usino contro di questi i bastoni con molto vigore. Il gruppo marmoreo dell'altare maggiore, di intensa bellezza, coperto di fiori d'oro, è stato attribuito alla scuola gaginiana. Si tratta di una Madonna con Gesù Bambino, conosciuta come l'Annunziata. Una singolare acquasantiera raffigura Sant'Antonio con gli animali, con alcune scene in basso rilievo, ed è stata attribuita anch'essa alla scuola del Gagini. Nella piccola sacrestia, un fonte semplice sembra provenire da un tempo antichissimo. Fuori dal paese, nel 1620, fu costruita e incollata ad una rupe la chiesa della Madonna delle Grazie. La Madonna che allatta il bambino Gesù, seduta sul trono, una statua di tipo bizantino, è sistemata sull'altare maggiore, mentre il dipinto della Madonna affrescata sulla roccia si dice che sia un'opera apparsa per intervento divino. La leggenda narra di un pastore che, passando da qui, ebbe la visione della Madonna che impresse sulla roccia la propria immagine. Il pastore, in suo onore, fece erigere la chiesa. Altri riferiscono soltanto di una donazione, senza altri particolari. Nella parte più bassa del paese, nel 1686, fu costruita la chiesa di Maria Santissima del Soccorso. Le pareti ed il soffitto sono interamente coperti da affreschi. La Madonna del Soccorso, che col suo braccio sinistro sorregge Gesù Bambino, mentre con la mano destra stringe una mazza pronta a colpire Satana, è sistemata sull'altare maggiore. Accanto ad esso, l'altare del cuore di Gesù. Di fronte, quello di Santa Teresa. La forma circolare dell'esterno, quella invece poligonale dell'interno e la volta a cupola, sono le singolari caratteristiche della chiesa di San Michele Arcangelo, fatta edificare nel 1780 da un sacerdote. L'Arcangelo Michele, con lo scudo, la lancia e il dragone ai suoi piedi, si innalza dall'altare maggiore. Altri sei altari ospitano i dipinti che raffigurano San Raffaele, l'Angelo Custode, l'Annunziata, San Nepomuceno, Santa Apollonia e il Sacro Cuore di Gesù. Accanto al cimitero comunale, fuori dall'abitato, c'è l'antica chiesa di Maria Santissima del Carmelo, fondata dalla famiglia Bonello nel 1150 e restaurata cinque secoli più tardi dai padri carmelitani. La statua della Madonna del Carmelo sta sull'altare maggiore, ai suoi lati Sant'Elia e Sant'Eliseo. Di autore sconosciuto è l'affresco, molto interessante e ben visibile dietro l'altare maggiore, che raffigura la Madonna del Carmelo con le anime del Purgatorio. Si ipotizza sia di fattura greco-bizantina. Un monumento sepolcrale ricorda Geronimo Graffeo, uno dei fondatori, raffigurato come un guerriero, con l'elmo chiuso, adagiato su foglie di quercia. Un crocifisso in legno sormonta l'altare maggiore e ai suoi lati si trovano le statue di Santa Rosalia, quelle della Madonna e quella di San Pio.
Nella comunità di Brizzi, le celebrazioni dei riti della Settimana Santa sono tra i più significativi e singolari e sono seguite con passione e compiuta partecipazione. La Domenica delle Palme si spogliano gli altari, si copre il Cristo, si benedicono i rami di ulivo e si svolge la processione, come un tempo, ancora oggi, sullo spiazzo della chiesa di Santa Rosalia, si riuniscono i 12 apostoli. Un'asinella attende davanti la chiesa, lo spiazzo ormai è gremito di fedeli. Un sacerdote, che in persona Gesù, si mette in sella all'asina, nella mano destra stringe una palma, con la sinistra benedice. Le autorità li guidano per le vie del paese e la folla si accoda in processione. Gli apostoli, vestiti di una tunica bianca, i fianchi stretti da un cordone in mano, stringono una palma. Il corteo arriva, l'asinella si ferma sotto l'arco, allestito per simboleggiare l'ingresso a Gerusalemme. Dall'alto scende un angelo che dona una palma al sacerdote. La processione arriva sul sagrato della Chiesa Madre. Il sacerdote entra in chiesa e così si conclude la processione delle palme. Il Venerdì Santo è il giorno del dolore, dei gesti lenti e anche i suoni, a loro modo, raccontano della sofferenza di Cristo. A mezzogiorno, il Cristo morto, coperto da un velo bianco, adagiato su una portantina ed accompagnato dai soldati romani, viene condotto dalla chiesa del Santissimo Crocifisso al Monte Calvario. Due uomini con abiti e berretti rossi precedono il corteo, trasportando lunghe scale. Dietro di loro i ragazzi con i chiodi e la corona di spine, e poi il prete con lo stuolo di fedeli che recitano le stazioni della Via Crucis. Tutto è scandito dal dolente suono di una tromba e dai lenti rulli di tamburo. Sul Monte Calvario, due sacerdoti si aiutano con un drappo bianco e innalzano il Cristo per crocifiggerlo. Dopo la morte, durante il pomeriggio, ogni ora viene sparato un mortaretto. Intanto che i fedeli vanno in pellegrinaggio ai piedi della croce a raccogliersi in preghiera. A sera il Cristo viene deposto e riportato nella chiesa del Santissimo Crocifisso. Dinanzi alle due file di fedeli, ancora i due portatori di scale e la lettiga dove è adagiato il Cristo morto, decorata con garofani, sterlizie, orchidee e una palma. Ragazzi, vestiti da angeli con la spada sguainata, trasportano il simulacro, indossano abiti in tinta pastello con corpetti lavorati a intrecci di collane e una croce al centro, pantaloni bianchi, un grembiule rosso, in testa un berretto bordeaux e azzurro, dal quale penzolano dei nastri colorati. Le pie donne, vestite di nero, portano in processione Maria Maddalena, mentre un gruppo di fedeli porta a spalla l'addolorata. Completano il corteo le autorità e la banda musicale. Il Sabato Santo, a livello folcloristico non c'è niente, tutto è puntato sull'aspetto religioso e liturgico, che si conclude con la veglia pasquale nelle chiese parrocchiali, quindi nella chiesa di San Giorgio e nella chiesa di Santa Rosalia. Il giorno di Pasqua invece, accanto alle celebrazioni liturgiche, c'è il famoso ballo dei diavoli. I diavoli già la mattina presto escono fuori per le porte, soprattutto ci sono i bambini che
vivono questa festa come una giornata del tutto particolare. Già la mattina presto si vedono gruppette di bambine che vanno per le piazze e vanno bussando nelle porte a chiedere buona Pasqua, che significa un regalino. Quindi quando bussano rallegrano anche tutta la vita del paese, proprio perché i bambini sono portatori di gioia. Nel pomeriggio invece inizia il ballo dei diavoli, che da qualche tempo è stato affidato alla Proloco del paese. Innanzitutto la comunità è interessata da un punto di vista liturgico. Dicevo poc'anzi che anche l'aspetto tradizionale si intreccia con l'aspetto liturgico, perché la comunità vive questo già da molti secoli, le tradizioni esterne, e quindi sono proprio nel sangue dei bambini. Già bambini piccoli, piccolissimi, anche da mesi, li vediamo vestiti da diavolo, da morto, oppure imparano già da subito, le prime rudimenti, imparano a ballare il ballo dei diavoli o il ballo della stessa morte, che hanno dei passi del tutto particolari. La comunità è strettamente legata, perché è un momento forte, aggregativo per sia la comunità, ma soprattutto perché richiama diverse persone, diversi turisti. La comunità non fa un percorso parallelo rispetto alla tradizione, ma cerca di inserirsi all'interno della comunità, certamente delle tradizioni. Certamente c'è qualche difficoltà, per esempio, un esempio molto semplice: la mattina di Pasqua, portando la comunità agli ammalati magari stentano ad aprire la porta perché pensano che siano i diavoli che ripetutamente bussano alla porta. Però c'è un forte legame tra la comunità, perché nasce insieme alla comunità questa tradizione, e possiamo dire tutta la festa esterna. Cristo è risorto, ed è in questo giorno di Pasqua che a Prizi si compie un'affascinante celebrazione. Si tratta del Ballo dei Diavoli, una festa diventata famosa in tutto il mondo. Sul sagrato della chiesa del Santissimo Crocifisso, due angeli sostano sull'uscio della porta centrale. I due diavoli e la morte per tre volte si avvicinano e si inchinano ai loro piedi. La terza volta gli angeli mimano la decapitazione dei tre, che poi si alzano e vanno via. È un unicum che abbiamo qui, abbiamo solo noi a Prizi. Ci sono diverse rappresentazioni dell'incontro di Pasqua nei vari paesi, nelle varie comunità locali. In Sicilia è piena, ma la rappresentazione mimico-teatrale con personaggi come quelli che abbiamo noi sono solo a Prizi, è un unicum, non vi è nulla in tutto il mondo come quello che si rappresenta a Prizi. E noi siamo, diciamo, l'associazione turistica Proloco, è l'associazione che organizza questa manifestazione. Si decide di vestirsi, si nasce personaggi e
Se voi avete avuto la possibilità di girare questa mattina per il paese, avrete potuto notare la presenza di numerosi ragazzini già investiti di diavolo e morte fin da piccoli. Si vestono perché poi il loro obiettivo è quello di impersonare da grandi i personaggi principali che sono quelli del diavolo e morte e fa parte di questa manifestazione e quindi partecipare attivamente a quella che è la manifestazione. Dico che si nasce perché per noi è un bando, un orgoglio far parte di questa comunità, è un bando, un orgoglio far parte della comunità che organizza questa manifestazione, è un vanto e un orgoglio vestirsi di diavolo e impersonare il personaggio del diavolo e della morte. Perché, ripeto, è un unicum, quindi non si decide, fin da piccoli ci si veste fino a quando poi si arriva qua all'interno dell'associazione e a poco si viene inseriti e si fa parte di questa manifestazione e si personano poi i personaggi principali, quindi si nasce personaggi già, fin da piccoli. Allora, i personaggi solitamente è anche un discorso, diciamo, fisico, nel senso che la morte dovrebbe essere più snella, la morte dovrebbe essere quella che ha più carisma all'interno del gruppo, quindi è un personaggio principale perché riesce a guidare tutte le altre componenti che sono i diavoli. E non è che anche qui non c'è una scelta, tutti vorrebbero impersonare la morte perché è il personaggio principale, però anche lì è in relazione alle caratteristiche, perché si inizia vestendosi da diavolo, poi chi organizza, chi si è vestito tanti anni, soprattutto i membri anziani che si sono vestiti, riescono a individuare fra i soggetti che si vestono da diavoli quello che potrebbe essere la morte, perché le morti sono cinque, che si vestono in cinque piazze diverse, invece i diavoli sono più di cinque, perché sono due diavoli che si vestono per l'incontro e tre diavoli che si vestono per l'appoggio, quindi poi saranno i più anziani che sceglieranno, andranno a individuare quello che fra tutti i diavoli che ha iniziato a vestirsi potrebbe impersonare la morte. Nel momento in cui impersona la morte, poi per tanti anni vestirà quei panni e impersonerà la morte, che è il personaggio principale dal punto di vista tecnico, diciamo, perché effettivamente i personaggi principali sono i diavoli che hanno rotto le catene del male. Infatti, se voi avete potuto notare, i diavoli hanno le catene in mano, hanno rotto le catene del male, quindi è la morte che viene trascinata nel male, perché in quel momento ha trionfato il male. Ma da un punto di vista tecnico, per chi impersona questi personaggi, sa perfettamente che invece che è la morte che dirige i diavoli, perché è l'unico personaggio peraltro che si trova intanto al centro della scena, è l'unico personaggio che ha più libertà di movimenti in relazione al tipo di maschera che indossa, perché è una maschera totalmente diversa da quella dei diavoli. Se voi vedete, quella dei diavoli è una maschera che vi dà la possibilità di vedere in un'unica direzione, non vi dà la possibilità di vedere nei lati, e quindi per questo dicevo che dal punto di vista tecnico la morte riveste un ruolo principale, perché la morte che ha più visuale, la morte che riesce a vedere meglio, soprattutto nel momento topico dell'incontro, perché il diavolo vede solo davanti e non vede laterali. Quindi, da un punto di vista di chi impersona il personaggio, la morte è un personaggio molto, ma molto prestigioso, perché è la morte che riesce a far riuscire, così diciamo così, a far venire bene l'incontro, è quello dal punto di vista tecnico. Ma dal punto di vista, ribadisco, da un punto di vista prettamente costumistico, i diavoli hanno una figura maggiore rispetto a quella che è la morte, perché impersonano il male in quel momento. La morte c'è nel bene e nel male, sono i diavoli che trascinano la morte in quel momento nel male, tant'è che nel momento in cui c'è l'incontro vengono uccisi i diavoli con la spada, ma non la morte, perché la morte verrà solamente purata dal male, la morte rimane libera poi di operare priva del male.
Si avvicina il momento dell'incontro e i diavoli e la morte si agitano smodatamente e corrono da un capo all'altro della strada, da una statua all'altra. Si dimenano e saltano, i diavoli agitano le catene e le sbattono contro le maschere provocando un rumore metallico e sordo mentre la morte balla roteando la balestra. È il tentativo di impedire l'incontro della Madonna con il Cristo risorto. Ho cominciato facendo il diavolo di appoggio, perché si comincia, per arrivare a indossare questi abiti di morte, si comincia a fare la gavetta, prima ancora da piccolo, si cominciava per tutta la Settimana Santa, da fare il soldato per il Venerdì Santo, è un escalation, a vestirsi la mattina, poi fare, si chiama l'appoggio il pomeriggio, che sono i diavoli quelli che non fanno l'incontro. Poi ho fatto il diavolo per 2 anni, poi finalmente si è coronato il sogno di indossare la maschera della morte e questi abiti stupendi. Come dice un mio carissimo amico che ha indossato questi abiti per 30 anni, quando ce li indossiamo e mettiamo giù la maschera succede qualcosa di magico, qualcosa di inspiegabile. Pure che uno è stanco, il fisico non c'è, passa tutto. Non si capisce assolutamente niente, cioè solo di... non vedi l'ora di arrivare per fare la tua scena. Non chiamiamolo esibizionismo proprio perché uno è la reincarnazione di una tradizione centenaria, un qualcosa di stupendo. Quindi io fra un po' devo andare via, già c'ho l'emozione che va a 1000. Mi aspettano lì dentro i diavoli, aspettano indicazioni giustamente dalla morte. Durante l'attesa dell'incontro è un continuo saltare, correre, dimenarsi, sbattere di catene e roteare di palestra. Ed è in questi momenti di caos che i diavoli e la morte acchiappano i passanti. Le persone vengono portate in un locale e lì trattenute fino a quando verrà donata un'offerta in denaro. Poi un'altra cosa importante nella, diciamo, nella manifestazione è vedere che queste maschere sono molto tipiche, anche la forma delle maschere è molto tipica. Abbiamo, come dicevo, 2 tipi di maschere, la maschera della morte che è in cuoio, la maschera dei diavoli invece che è prettamente di latta, molto pesante, e gli viene cucita una lana caprina che sarebbero i capelli dei diavoli. E poi ci sono delle corna sulle maschere, che sono corna sempre di pecora, così e che vengono avvitate nelle maschere. Per quanto riguarda le maschere, a noi abbiamo delle maschere che voi riuscite a inquadrare adesso, che sono le maschere antiche, che sono le maschere originarie, che sono le maschere che erano di proprietà della parrocchia, perché la festa è del Santissimo Crocifisso. E quindi queste sono le maschere originali, la maschera della morte, che ha tantissimi anni, addirittura questa forse è la maschera che venne utilizzata per la prima volta quando ci fu l'incontro, per la prima volta, e parliamo di un 300-350 anni a questa parte, che si usano questo tipo di costumi. Ed è la maschera della morte, è una maschera in cuoio, questa sicuramente è stata fatta da una maestranza locale, è una maschera in cuoio, ha degli occhi circolari, rappresenta sostanzialmente un teschio.
e viene calzata e viene bagnata. Questa soprattutto aveva dei problemi perché era una maschera molto rigida, perché era una maschera molto antica, una maschera molto vecchia, e per essere indossata veniva bagnata con un sacco e veniva ammorbidita. Poi, e questa è sicuramente una maestranza locale, le altre maschere sono maschere in latta, anche queste originali sono di maestranze locali. Poi invece le maschere che voi adesso vedete, proprio per salvaguardare questo che per noi è un reperto storico, sono state fatte altre maschere. Una è stata fatta da Bano Terme, che non viene più utilizzata, che è il professor Sartori, che è un grosso costruttore di maschere e lavora molto nei teatri, e adesso la maschera che viene indossata adesso dalla morte è una maschera che è stata fatta anche questa dalla maestranza locale. Altra cosa importante è i colori. I diavoli hanno un colore prettamente rosso, il diavolo è rosso fuoco, invece la morte ha un costume giallo. I costumi sono cosiddetto un costume di juta, che viene indossato sotto i soggetti che impersonano i personaggi, non mettono nulla se non un paio di pantaloncini, e quindi vestiranno questi panni. Anche i costumi, noi abbiamo conservato i costumi originali, che sono anche questi conservati, anche questi sono di juta, e adesso anche i costumi che vengono utilizzati adesso sono dei costumi che sono stati fatti da maestranze locali. Nei testi storici che parlano della nostra festa, la morte si dice che teneva in mano un polmone, perché gli incontri non erano il pomeriggio come sono ora per una cosa turistica, per quello che prima gli incontri avvenivano la mattina, poi il pomeriggio c'erano altri diversivi, Corsa dei Sacchi, c'era il salto, si chiamava all'Andinna, salivano sul palo, poi negli anni forse è successo qualcosa che non doveva succedere. Però poi, giustamente, con l'avvento della civiltà che avanza, le tradizioni nel farle conoscere in tutto il mondo, perché la nostra Pasqua è famosa in tutto il mondo, siamo arrivati a questo. Allora, questa è la balestra. La balestra è uno strumento che serve alla morte per regolare i diavoli, per indirizzarli. La morte li punta. Lei punta con la balestra, io punto una persona e i diavoli devono andare a prendere quella persona che io punto. E infatti simula tipo un arco. E questo è proprio uno strumento, io lo chiamo uno strumento di comando, quello che gestisce tutto, a prescindere che, come ha spiegato poco fa anche il nostro Carmelo, non è che sotto le maschere oppure ci sono dei copioni scritti, qua ognuno di noi, chi indossa questi vestiti, è libero di fare ciò che vuole. Sotto le maschere non c'è nessuna direttiva, non c'è niente, comanda la morte, comanda tutto. Questa di qua, la balestra, è il simbolo della direzione di uno, com'è un direttore di orchestra che c'ha la bacchetta. Questa di qua è la bacchetta per dirigere i diavoli, per prendere le anime delle persone e poi per farle liberare, poi ci pensano i diavoli, non ci pensiamo noi. Come dicevo poc'anzi, sotto le maschere non si parla, non c'è la possibilità,
non c'è il silenzio tale da poter parlare, anche perché, come abbiamo visto, le maschere sono maschere a latta che non fanno passare neanche la voce. Quindi è tutto un sincronismo che si prepara prima, ma è tutto un sincronismo che viene dal fatto che questi ragazzi che si vestono, quasi tutti lo fanno da piccolini per i fatti loro, e poi lo fanno nel corso degli anni quando rappresentano effettivamente questi personaggi. Quindi sono soggetti che hanno una data, che hanno una loro esperienza, sono soggetti che sanno che cosa devono fare e sono soggetti che comunicano con il personaggio, come dicevo poc'anzi, dal punto di vista tecnico, che è la morte. Quindi è la morte che guiderà tutto quello che deve essere fatto in quella piazza, è la morte che farà e dirigerà il ballo, è la morte che indicherà ai diavoli come muoversi, come non muoversi. Poi c'è da dire che anche i diavoli sapranno cosa fare, perché già lo sanno, perché è questo poi l'orgoglio principale di essere prizese e di far parte di questa manifestazione. Chi si veste già sa cosa deve fare, perché da quando, ribadisco, è piccolino che rappresenta e vuole rappresentare quel personaggio. Giornata inizia prestissimo, inizia alle 6 di mattino con soggetti che già si vestono e vanno girando per le varie abitazioni a raccogliere, a prendere l'obulo, e quindi c'è il travestimento mattutino e si vestono, dobbiamo dire così, che i soggetti che indossano gli indumenti lo faranno in maniera sequenziale, non sono sempre gli stessi, sono diversi ragazzi che in determinati posti investiranno quei panni. Quindi la mattina ci saranno i diavoli che si vestiranno la mattina e andranno girando per le case, e poi ci saranno invece quelli che impersoneranno i personaggi principali il pomeriggio. Solitamente chi impersona i personaggi principali del pomeriggio ha dei momenti dove si cerca di raccogliere, si viene qui alla Proloco prima di impersonarlo, perché come dicevo poc'anzi si veste in maniera sequenziale in diverse piazze, sono 5 le piazze, quindi chi si dovrà vestire nella piazza successiva viene qui con il gruppo dei soggetti con le quali si deve vestire, si viene a cambiare gli indumenti e si sta qua un'oretta a parlare con quelli che saranno i colleghi di rappresentazione teatrale, e quindi ci si cerca di affiatare, perché tra l'altro sotto i costumi non si dialoga, e quindi tutto ciò che verrà fatto sulla piazza è improvvisato ma anche preparato prima, nel senso che prima ci si parla, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, poi in piazza si improvviserà tutto. Devo dire che il momento più forte dal punto di vista emotivo non è il prima di vestirsi, il momento più forte dal punto di vista emotivo per chi ha impersonato questi personaggi è quando, dopo che si è ballato in piazza, dopo che si è schiamazzato in piazza, dopo che si è fatto capire che il male sta trionfando sul bene, il momento quando per la prima volta si sente il fischio dei vigili, che lì si capisce che c'è il momento topico, il momento dell'incontro tra il Cristo risorto e la Madonna. Lì è il momento in cui deve riuscire tutto perfettamente, perché ci saranno i tre inchini, perché i diavoli e morte dovranno impedire l'incontro, perché le statue si dovranno inchinare in maniera sincronizzata con quello che sono con i diavoli, deve riuscire tutto perfettamente. Quindi è quello il momento dal punto di vista emotivo per chi in persona, per chi ci crede, per chi lo sente, per chi l'ha sentito da bambino. È quello il momento dove si sente la palpitazione, devo fare questo adesso. Ed è quello, secondo me, dal punto di vista emotivo, il momento più emozionante e più bello per chi impersona questi personaggi. I diavoli e la morte sempre fra di loro, sempre a correre,
dimenarsi e saltare, sempre agitando e sbattendo le catene e la morte, roteando la palestra. La terza volta, dalle spalle della Madonna, cade il manto nero. Si scopre la madre gioiosa che ha riconosciuto il figlio. In quest'ultimo avvicinamento, nell'attimo della maggiore vicinanza delle statue, quando i due fercoli si sfiorano, i tre personaggi dovranno essere molto svelti ad accovacciarsi a terra per non essere stretti in una morsa. Gli angeli intervengono e con le loro lance trafiggono i diavoli e la morte. La banda attacca a suonare con impeto e le campane suonano gloria. Dopo qualche minuto le due statue si staccano e si separano. Ancora i diavoli si chinano per prendere la pace. La Madonna si ammanta di nero e tutto ricomincia sulle strade di un altro quartiere del paese. Tutto si ripete, seguendo il medesimo copione. Si vive già da domani, si pensa a quando dobbiamo reindossare questi stupendi abiti. È una cosa... Spero che qua a Prizi, noi che ci vestiamo, di riuscire a trasmettere anche a voi, anche che venite da fuori, l'emozione e l'atmosfera gioiosa di festa che c'è attorno a tutta questa festa. Perché poi alla fine c'è sempre il trionfo del bene sul male, noi diciamo rappresentiamo il male. Però già io ho la pelle d'oca solo a pensare che fra 5 minuti si va via.